Esattamente ieri AMD ha presentato e fatto uscire sul mercato la nuova RX 470, la seconda scheda della famiglia Polaris per quanto riguarda le nuove Radeon. E in questo video, visto che abbiamo già fatto la recensione, abbiamo già fatto un articolo approfondito appunto sui confronti, voglio portarvi lo stesso confronto che abbiamo portato su tonshv.it anche qui su YouTube. Vi parlo infatti delle prestazioni di questa nuova RX 470 in versione Sapphire, che potete vedere in questo momento in sovraimpressione, contro la GTX 1060 e l'RX 480 che abbiamo già visto in passato in confronto. La scheda è nuova e, come sapete, voglio improntare questa serie di video solo sui test, o per la maggior parte sui test, ma vi parlo per un minuto di quelle che sono le specifiche tecniche della nuova arrivata, appunto. Se volete vedere direttamente i test, vi lascio un pulsante qua sopra di me da cliccare per andare direttamente a quel punto del video. La nuova RX 470 presenta un po' meno stream processor confronto alla sorella maggiore 480, per la precisione 2048 confronto ai 2300 e passa della RX precedente. Le texture unit rimangono le stesse, ovvero 128, la dotazione di memoria è sempre 4GB, non 8GB, non c'è un modello da 8GB per il momento, quindi GDDR5 4GB per quel che riguarda questa nuova scheda, e le frequenze sono un po' più basse, ovvero parte da 926 MHz in clock base a 1206 MHz in boost. Il processo produttivo è sempre a 14 nanometri e il TDP è uguale a quello della 1060, ovvero 120 W dichiarati. Il design è quello stock che abbiamo visto anche sull'RX 480. Questa versione che state vedendo in questo momento è la Sapphire ed ha una patina argentata a coprire quella trama cerotto della parte frontale, ma la ventola radiale è sempre la stessa, la presa d'aria è sempre presente sulla parte posteriore e in questo caso abbiamo anche un backplate a coprire il PCB, almeno parzialmente. Prima di passare ai test, la piattaforma, vi ricordo, è sempre la stessa che abbiamo usato anche nelle settimane scorse, ovvero l'Extreme 7 di Intel su piattaforma X99 di MSI con 32GB di memoria HyperX Fury, mentre per quel che riguarda i driver abbiamo utilizzato la versione più aggiornata possibile sia per Nvidia sia per AMD, ovvero per la 1060 e la 470 rispettivamente. Inoltre i test sono stati effettuati a risoluzione Full HD, che è quella che va a coprire, diciamo, questa scheda, e in 2K, ovvero in VQHD 2560x1440. Ovviamente abbiamo cercato anche di raggruppare il maggior numero possibile di test effettuati con le DirectX 12 e in questo video vi mostro ben più di 25 test, per cui avete veramente un'infinità di giochi e benchmark su cui poter fare un confronto per avere un'idea delle prestazioni. Ma bando alle ciance, vi lascio ora ai benchmark.
Come avevamo già visto, come avevamo già discusso in passato, AMD sta andando a ricoprire quella che è la fascia lasciata scoperta da Nvidia, per cui tutta quella fascia che va dall'attuale prezzo della 1060, ovvero circa 300 euro, in giù. Infatti questa scheda la potete trovare già adesso su alcuni store a circa 200 euro, vi lascio magari qualche link qua sotto in descrizione così potete andare a vedere. Le prestazioni, le avete viste nei benchmark che sono appena passati, non raggiungono mai le altre due schede che abbiamo visto anche in passato in confronto, tranne nel 1080p di Hitman, dove la RX nuova riesce a superare addirittura la 1060, ma sappiamo bene che questo test, questo gioco è molto ottimizzato per AMD confronto a Nvidia. Per il resto le differenze vanno dai 5 fps fino a oltre i 20 fps con le altre due schede. Ovviamente gioco più, gioco meno in alcuni riesce ad avvicinarsi di molto alle prestazioni di una delle due altre schede, però non lo raggiunge mai. Ovviamente le prestazioni, come le avete viste, in 2K non sono proprio godibili al massimo, infatti il target di questa scheda è il Full HD, che comunque attualmente rimane la risoluzione più giocata in assoluto, con una stima del 36%, oltre il 36% di giocatori che attualmente giocano in Full HD, contro più o meno l'1,6% di giocatori che giocano attualmente in 2K. Per il resto che dire, ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo confronto e fatemi sapere quali altri vorreste vedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Io vi anticipo già che settimana prossima vedrete un po' meno video sul canale, perché chiaramente vi stiamo facendo rotazione di vacanze e settimana prossima tocca a me, quindi vedrete qualche video in meno, ad esempio l'appuntamento del venerdì salterà per passare la settimana dopo. Quindi niente, lasciate un like se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!